Buongiorno, sono Irene Chias e parlo con Insieme in Rete da Malta, dove il numero dei contagi sale a 227 casi, di cui 3 in terapia intensiva. E nonostante questo, la potente lobby dei cacciatori l'ha avuta vinta. Sembra infatti che nessuno nel governo abbia voluto correre il rischio di inimicarsela, assumendosi la responsabilità di dire no alla stagione primaverile per il bene della collettività. Quindi, con un'approvazione all'unanimità, fra il 10 e il 30 aprile i cacciatori maltesi andranno a sparare alle quaglie, anche se la polizia ha fatto presente che per garantire lo svolgimento dell'attività venatoria in sicurezza si dovrebbero togliere risorse al controllo del rispetto delle regole anticoronavirus. Sono infatti previsti 7 agenti ogni 1000 cacciatori e a Malta la polizia non ha abbastanza personale per gestire anche i 10.000 cacciatori dell'arcipelago. Parlando di lobby, dopo il precedente video mi è arrivato il messaggio di uno dei tantissimi italiani che lavora nel florido settore del gioco d'azzardo online, a cui Malta garantisce un regime fiscale agevolato e i cui dipendenti si sentono in questi giorni particolarmente sotto ricatto. Questo lavoratore, che chiede di restare anonimo, scrive: "Leggevo delle due lobby intoccabili", facendo riferimento appunto al video in cui si parlava di costruttori e cacciatori. "Anche il gaming non scherza. Nella mia compagnia ci sono stati 2 casi di coronavirus e stiamo continuando a lavorare come se niente fosse. Siamo all'incirca 1000 dipendenti e lavoriamo 24 ore al giorno. Non ci permettono di lavorare con mascherine e guanti perché davanti alle telecamere non è carino." Questa è la loro risposta. Ovviamente, essendo tantissimi, le distanze di sicurezza non esistono, si creano assembramenti di 30-40 persone in piccoli spazi. "Ci troviamo comunque obbligati ad andare al lavoro perché non facendolo non verremmo pagati e abbiamo affitti da pagare." Questa è la lettera del cittadino italiano impiegato in una compagnia di iGaming. Intanto anche i consigli ai cittadini continuano a essere contraddittori. La sovrintendente alla salute pubblica, Charmaine Go, ci invita a restare a casa, mentre il primo ministro, Robert Abela, mantenendosi coerente all'approccio che fin dall'inizio ha mostrato di avere rispetto all'emergenza coronavirus, invita a fare salutari passeggiate di coppia. Entrambi i consigli, giusto per acuire lo smarrimento dei cittadini in un momento tanto delicato, sono leggibili ad esempio nella pagina di apertura del Times of Malta.